uno screening per la prevenzione dell'ipoacusia. Il problema della sordità è un problema molto diffuso e a volte anche sottovalutato. E devo dire che magari complice la bella giornata c'è molta partecipazione e stiamo vedendo molte persone e ovviamente facendo lo screening di base che poi eventualmente richiederà degli esami più approfonditi, esami dell'udito che vengono svolti in ambito ospedaliero per andare a definire bene la patologia e eventualmente trattarla con una protesizzazione oppure nei casi specifici con terapia medica o chirurgica. Lo screening di piazza riveste comunque un compito fondamentale, cosa ne pensa? Sicuramente è importante sia a livello di sensibilizzazione, appunto perché non tutti sono informati al riguardo del problema dell'ipoacusia, che è comunque una problematica che investe una buona parte della popolazione dopo i 50 anni e che se trattata in tempo può avere degli ottimi risultati. Il problema è quando viene tralasciata, trascurata e si arriva a dei livelli di sordità che poi sono difficilmente protesizzabili. E quindi sia per quanto riguarda la sensibilizzazione, ma lo screening di piazza è molto utile anche a individuare delle patologie che magari sono trascurate a livello dell'orecchio. Ecco.